Siamo arrivati al quinto messaggio sulla nostra serie sul perdono e la settimana scorsa abbiamo affrontato l'argomento del fatto che è vero che dobbiamo perdonare, ma è anche vero che dobbiamo chiedere perdono. Perché se c'è qualcuno che perdona, c'è qualcuno che deve essere perdonato. E come abbiamo detto, i credenti non è che sono esenti dal chiedere perdono, perché noi come qualsiasi altra persona commettiamo i nostri peccati, abbiamo i nostri problemi, dobbiamo chiedere perdono. Ci eravamo lasciati con delle cose molto pratiche su come fare il perdono, cosa succede quando le persone non ci perdonano e il resto. Vogliamo continuare sugli aspetti pratici del perdono, perché sapete come uomini e come donne, anche come credenti, siamo molto bravi a studiare i piani più perfetti per fare del male agli altri, ma poi quando si tratta di studiare un piano per farci perdonare, per chiedere scusa, lì è un cominciare qualche problema. Allora io mi sono posto la domanda: esiste un piano che Dio ha prestabilito affinché sia più semplice chiedere perdono? C'è un piano studiato da Dio in cui le probabilità di ottenere un perdono pieno sono più alte? La risposta fortunatamente è sì. E dico con ironia fortunatamente, perché la Bibbia è un piano, disseminata di piani, dei piani del Signore che ci aiutano a vivere la nostra vita come credenti, e di piani, di strategie, di suggerimenti di cosa dovremmo fare, di cosa non dovremmo fare. Chiaramente è il libro di istruzione. Infatti Proverbi dice questo, dice Proverbi 19:21, dice: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Il Signore ha dei piani, i piani sono benevoli, il Signore è benevolo verso di noi, i nostri piani non lo sono spesso. Spetta a noi cercare all'interno della parola del Signore i piani che sono scritti lì, ci sono, basta guardarli, osservarli. Ora, nel Vangelo di Luca c'è Gesù che racconta una storia, che spiega, racconta tre storie in cui spiega come il padre sia alla ricerca di tutti quanti dei suoi figli perduti nel mondo, e lo fa attraverso le storie. Una è una storia di una pecora che involontariamente si è smarrita e viene ripresa. Una è una storia di una dramma, una moneta che è stata involontariamente smarrita dal proprietario e viene ritrovata. E una è una storia, la terza è la storia di un uomo, di un giovane che volontariamente si perde. Mentre nella pecora e nella moneta non c'è volontarietà, nella terza storia che racconta c'è proprio la volontà di perdersi, di commettere peccato e di allontanarsi dal Padre. Poi alla fine della storia lo sappiamo, la storia del figlio prodigo è una storia a lieto fine, perché il figlio viene riaccettato, viene vestito, si uccide l'agnello grasso, gli ridanno l'anello che significava il simbolo della famiglia, perché l'anello era anche un timbro con cui si stabilivano i patti, si firmavano i contratti, per cui viene completamente reintegrato all'esterno della famiglia. Però questo ritornare alla famiglia non è arrivato in un attimo, non è che questo ha combinato quello che ha combinato, poi è tornato a casa e ha fatto: ah, scusa, va, e tutto è tornato a posto. C'è stato un piano, c'è stato un procedimento abbastanza lungo, e Gesù ce lo ha
ammesso nel suo, ci ha raccontato di come a lui piace che siano i perdoni. La prima cosa è questa, che tutto parte dal nostro egoismo. Tutto parte dal nostro egoismo. Infatti ho messo il versetto di Luca 15, 11, 12, che dice così. Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise tra loro i beni. Allora, quello che il figlio fa, per puntare che c'è il padre, un fratello maggiore, chiede al padre di avere un terzo di tutte quante le proprietà. Ora, a noi occidentali, questo versetto dice, vabbè, è una domanda inusuale, perché prima dovrebbe morire il padre, però tanto prima o poi sarebbe morto, gli dai i soldi prima e tutto a posto. Eh no, per gli ebrei che ascoltavano invece, ascoltavano tutta un'altra cosa, avevano un impatto completamente differente. Perché? Perché il figlio di fatti stava chiedendo di violare la legge, di violare la legge ebraica, di andare contro la legge ebraica. Questo per almeno tre motivi. Allora, la prima cosa è che, dice il versetto, aveva due figli, il più giovane di loro, che significa che è il secondo genito. In Israele chi aveva, chi ereditava tutto nel primo genito, aveva, diritto a scegliere tutto quello che gli pareva in quanto era il primogenito, poi venivano i secondi se, se il primogenito era di magnanimo che gli dava le altre cose, altrimenti il primogenito prendeva tutto quanto. Seconda cosa, il figlio stava contravvenendo al quinto comandamento che recita onora tuo padre e tua madre. Perché? Perché onorare tuo padre e tua madre significa augurare il bene. Lui avrebbe dovuto attendere la morte del proprio padre per ottenere tutto quanto. Chiedendogli in anticipo, lo stava di fronte a tutta quanta la comunità disonorando. Perché in pratica era come dire a tutto quanto Israele, mio padre è come morto per me, io già voglio tutto quanto quello che mi devi. Per cui stava disonorando il padre, quel ragazzo. Per terza cosa, e forse la più importante, è che c'erano delle leggi in Israele che erano molto restrittive sul fatto di cedere i renti, di cedere le proprietà. Ora, Israele era un paese praticamente, di quasi tutti erano allevatori, c'erano agricoltori, ma quasi tutti c'erano bestiame. E la ricchezza si stabiliva non in quanti palazzi ho o quante azioni ho in banca, ma quanti carri di bestiame ho. Ora, per poter dare da mangiare al bestiame ci voleva terra, tanta terra, e più capi avevi più terra ci voleva. È per questo che Mosè aveva messo dei paletti molto grandi, grandissime restrizioni alla cessione della terra da parte degli altri. Addirittura in Numeri c'era la legge che diceva che dopo 50 anni, se tu avevi comperato una terra da qualcuno, per 49 anni era la tua, al 50° anno, l'anno che era detto l'anno giubilare, l'anno del giubileo, la terra ritornava al padrone anche se tu l'avevi pagata. Questo perché? Perché la terra era un bene prezioso e doveva rimanere all'interno delle famiglie. Per cui in pratica invece questo che cosa sta dicendo? Dammi tutto quanto, dammi la terra, non so se l'abbia venduta il padre o l'abbia venduta il figlio, ma ha monetizzato, ha preso quella terra a soldi e se l'è andati a spendere. Gesù dà un'indicazione molto chiara. Il peccato, tutti i nostri peccati, cominciano dal nostro egoismo.
Perché in pratica il giovane che cosa sta dicendo? Io sono il centro dell'universo, tutto quello che posso avere io mi fa felice, e gli altri non mi interessa niente, l'importante è che io goda adesso. Sono, e quando questo diventa, quando noi cominciamo a guardarci dentro di noi, guardarci soltanto a noi, noi siamo capaci di violare qualsiasi tipo di legge, anche se fossero le leggi di un Dio in cui crediamo. Perché? Perché tanto guardiamo verso noi invece di guardare verso gli altri. Seconda cosa, l'egoismo porta sempre alla separazione, porta sempre alla separazione. Infatti il versetto di Luca 15 dice: dopo non molti giorni il figlio più giovane messe insieme ogni cosa partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, i suoi lontani. Ok, nella prossima questo dovreste essere abituati, vero? Ma alla piramide del perdono, quando c'è un'offesa c'è sempre una separazione. Quando c'è un'offesa, è importante vedere che questa volta la separazione non è da parte di chi ha offeso, ma da parte di chi offende. Per cui noi, quando offendiamo, in qualche maniera ci separiamo. Quando pecchiamo, stiamo dicendo: io valgo più degli altri, io valgo più degli altri, io ho diritto più degli altri, io merito più degli altri, e per questo ci separiamo dagli altri. Ci siamo noi che siamo molto importanti e gli altri sono importanti ma un po' meno, o anzi di nessuna importanza. Paolo dà consiglio esattamente opposto. In Prima Corinzi 10:24 dice: nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Vedete che questo va contro la piramide, perché ti dice: nel momento che tu ti separi, vai contro gli altri, invece di cercare il bene degli altri. In un altro passo, in Romani 10, Paolo dirà che dobbiamo fare a gara, renderci l'onore, devi fare a gara. In un altro passo dice che noi dobbiamo stimare l'altro più di noi stessi. Tutto questo va contro la nostra natura che tende a dire io, tutto mio. Tutto questo perché Dio sa che se ci isoliamo, se ci separiamo dagli altri, dal resto del mondo e anche da chi ci ama, avremo sicuramente problemi. Infatti la storia di Gesù prosegue così, con i problemi causati da questa separazione. Luca 15 dal 14 al 16 dice così: quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti del paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli dei maiali che i maiali mangiavano, ma nessuno glieli dava. Allora questa è la situazione peggiore per un i maiali sono una bestia impura, gli ebrei non mangiano in nessun caso. Addirittura in Israele attualmente stanno coltivando maiali per i turisti, ma vengono allevati con su delle tavole di legno. I posti dove stanno i maiali sono riempiti di tavole di legno. Perché? Perché il maiale non deve toccare il suolo israeliano, perché è una bestia impura. Per cui quello che dice Gesù, lui era arrivato a un livello di impurità totale, addirittura era così disperato, il suo peccato era stato così devastante che era andato a dare da mangiare ai maiali e voleva addirittura cibarsi delle viande che davano ai maiali. Sapete? E qui si innesta il discorso di come chiedere perdono a Dio. Sapete, si dice che quando uno precipita bisogna aspettare di arrivare al fondo per darsi la spinta per andare su, perché quando sei arrivato in fondo, allora che hai toccato il fondo, c'è qualcuno che cerca pure di scavare, arriva al fondo ma non gli basta,
Normalmente quando sei proprio alla fine della tua strada verso la discesa, a quel punto quando dici, oh, più giù del qui non si può andare, prendi e riesci a darti una spinta. E questo è quello che succede Then you get to the al bottom giovane. and you can actually start to Infatti, come back up. lui comincia a ripensare a quello che ha So combinato. this young E son, c'è un what metodo molto pratico che aiuta anche a structure noi per vedere come chiedere perdono. La prima is cosa che fa il giovane è the questa. first thing the young guy does. Avanti. Valuta obiettivamente le tue Does azioni. he objectively La prima cosa che c'è da assess fare è his valutare quello che abbiamo So fatto. what Difatti, do il you do? giovane Just to dice: what done. allora, rientrato in sé, disse. So, verse 72, when he came to his senses, Versetto ci dice una cosa molto chiara. Il verse giovane 72, rientra in sé. sorry, Il peccato, Gesù ci dice che he quando came to stai his senses, peccando, when sei fuori di te. he was sinning, you're not Ragioni in all'esterno di te your stesso. reason, outside your own Sei stato progettato per essere felice. Dio ti ha God progettato per essere made you to be happy felice. and blessed. Fin tanto che, fin tanto che rimaniamo all'interno delle istruzioni dell'uso. Quando And usciamo we will be fuori as long as dalle we remain istruzioni dell'uso, religious. So quando facciamo qualcosa when che è we step contro la outside volontà of di that Dio, pattern, che è contro il piano experience di Dio, God, allora we siamo are forced fuori di noi per poter ritornare a essere benedetti, a essere felici. Bisogna ritornare nel piano di Dio. È per questo che dice che il giovane ritorna in sé, è di nuovo lui, è di nuovo se stesso. Il peccato ci porta lontano da Dio. Dobbiamo ritornare dalla nostra passeggiata, perché ogni tanto ci facciamo queste passeggiate intorno e poi ci ritroviamo male come si è trovato il giovane. La seconda cosa che fa il giovane è valuta la differenza tra prima e adesso. Quindi la prima cosa che devi fare è valuta obiettivamente le tue azioni, pensa quando devi chiedere scusa che cosa ho fatto, che quale cosa ho combinato, e devi valutare la differenza tra prima che hai combinato quello che hai combinato e come stai adesso dopo che hai combinato quello che hai combinato. Il giovane infatti dice così, Luca 15, 17, la prima e la seconda parte. Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza How many of e my Dio father's hired qui servants have food muoio to spare? And here I am starving to death. La seconda cosa che fa il giovane è valutare la differenza tra il prima a casa del So the young padre man is e il dopo considering fuori how casa del padre. it was like when he was in his father's house. Qua was c'è fame, là c'è Now he's abbondanza. hungry, there there was plenty. Qua muoio di fame, vorrei mangiare addirittura la Here, roba dei maiali. dying. Là, qualsiasi degli And esempi there, c'ha my enormemente. servants had more than enough to eat. In sostanza, quello che devi fare è valutare il beneficio che hai tratto dalla tua offesa, dal tuo offendere qualcuno, dal tuo commettere un peccato verso quel qualcuno. Allora, il discorso qual è? Spesso sembra che il nostro peccato, le nostre offese, le nostre cose fatte male verso gli altri abbiano un beneficio, perché se no non le faremo. Nessuno piace darti le martellate sulle dita. Chiaramente noi facciamo quello che facciamo, offendiamo gli altri, facciamo dei peccati, perché ne traiamo un beneficio momentaneo. Infatti il giovane, per il giovane è stato così, ha passato mesi a donne sciampagne, poi i soldi sono finiti, i soldi sono usciti. Ora, se lui avesse valutato e se tu valuti l'impatto a lunga scadenza delle azioni che fai, allora vedrai che il bilancio tra quello che ti viene in tasca agendo male verso l'altro e quello che ti rimane in tasca se tu tratti bene l'altro, vedrai che il bilancio è sempre negativo, è sempre negativo e forse ti freni da fare. Per cui, prossima slide, valuti obiettivamente, valuti la differenza di adesso. La terza cosa che devi fare è che quello che ha fatto il giovane
fai un piano della prossima. Luca 15, versetti 18 dice, così: io mi alzerò e andrò dal mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Allora, il giovane non è che semplicemente salta sul primo treno e torna da sé, prende il primo cammello che passa, la prima cammelliera che passava e torna dal padre, ma si è fatto un piano mentale ben preciso. Preciso, vedete che è sistematico. Questo lo aiuterà, poi lo vedremo alla fine della storia, nel momento che incontrerà il padre. Quando incontrerà il padre, questo piano gli ritornerà molto utile. E soprattutto gli serve un piano per non dimenticarsi le cose da dire. Qui che cosa dice? Dice l'offesa, ho peccato contro di te, contro il cielo. Dice la conseguenza: non sono più degno di essere chiamato mio figlio. E dice il prezzo che ha disposto a pagare: visto che non sono tuo mio figlio, divento tuo servo. Per cui offesa, conseguenza, prezzo disposto a pagare. È una lista che lui si fa mentalmente. Non so se l'abbia scritta, ma qui lo fa mentalmente. Fare un piano quando devi chiedere scusa, fare un piano quando devi chiedere perdono, fare un piano è molto importante per almeno quattro aspetti. Per prima cosa, perché ti rilassa, sei rilassato, sai perfettamente cosa dovrai dire in una situazione di alto livello di stress, perché chiedere scusa non è, chiedere perdono non è una cosa che non è stressante, è stressante, c'è il timore di non essere accettato, c'è la timidezza, ci sono tante altre cose. Per cui nel momento che hai un piano, te lo ricordi. Se devi farlo, fallo scritto. Scrivilo proprio quello che dirai. Nessuno si offenderà se dici: guarda, ti devo chiedere scusa, mi sono scritto i motivi. Seconda cosa, dimostra all'altro che non è una cosa che fai così sul momento, ma che hai pensato su quello che hai fatto, che hai riflettuto su quello che hai fatto. La terza cosa, che ti obbliga a riflettere sulle possibili conseguenze delle tue azioni. E forse la prossima volta ci penserai due volte prima di farlo, perché ti obbliga a metterti da fine e dire: ok, io che cosa ho combinato? Questo, l'effetto è stato questo, il prezzo che devo pagare è questo. Perché ti obbliga a metterti seduto e a riflettere sulle conseguenze del tuo peccato. E alla fine, e l'ultima cosa, è che offre all'altro la possibilità di dimostrarti grazia, di capire. Per cui, avanti. Per cui valuta obiettivamente le azioni, valuta la differenza tra il primo e l'adesso, fai un piano. Quarta cosa, agisci. Sembra una cosa banale, mi dai la prossima. Luca 5, 15, 20 dice: egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Molto semplicemente, cosa ha fatto? Allora, sembra quasi superfluo dirlo. Ma credetemi che non lo è. Voi non potete immaginare quante persone, quante anche credenti maturi, facciano i primi tre passi perfettamente e poi, quando si tratta di andare, si blocca. Per i più svariati motivi: per la paura di essere rifiutati, per la timidezza, per l'imbarazzo, perché non si trova il momento giusto, molte volte perché nemmeno lo cerchiamo il momento giusto, cerchiamo di rimandare, sì, lo faccio domani, sì, lo faccio, chiedo scusa, ma domani, no? Oggi no, oggi non è il momento giusto. I primi tre passi non valgono nulla se non c'è l'azione. Se non c'è l'azione, il fatto di aver riflettuto, di aver valutato, di aver fatto un piano, sono inutili, se alla fine non vai direttamente alla... Quinto passo, ammette la tua colpa senza se e senza me. Infatti dice così il Vangelo di Luca, versetto 20 e 21:
Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al corpo e lo baciò. E lui disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Quando vai a chiedere perdono, quando chiedi scusa, non appellarti alle attenuanti generiche. Le attenuanti generiche sono quelle che in qualsiasi processo ti succede, si chiedono le attenuanti generiche, che sono uno sconto, un piccolo sconto di pena. Non appellarti al però anche tu. Non dire per voi, sai, sono fatto così, mi devi perdonare, sono fatto così. Non dire, lo sai, io ho avuto un'infanzia terribile. Non funziona, non interessano le persone che sono state offese della tua infanzia, che invece spesso è stata molto buona la tua infanzia. Quello che devi fare è ammettere tutta la tua colpa, dall'inizio alla fine. Non dire, non cercare di giustificare i tuoi atti. Spesso non sono giustificabili, quasi mai sono giustificabili. Dici, ok, perdonami, ho sbagliato. Vedete una cosa, avete fatto una cosa, le parole che dice il giovane sono pare quelle che aveva fatto nel piano. Perché? Aveva fatto quel piano, adesso gli viene utile, perché pensate all'immagine che sta dando Gesù di un figlio che torna a casa affamato, traccione, ridotto male, sicuro che il padre sarebbe stato arrabbiato con lui, e invece si trova un padre che gli corre incontro, gli butta le braccia addosso, lo bacia, lo ribacia. Vorrete mettere che era anche un po' emozionata la persona. Se non avesse fatto il piano, non sarebbe stato capace di dire esattamente quello che ha detto e di ammettere tutta quanta la sua cosa. Per cui ti torni indietro di un paio. Ecco, ok. Valuta obiettivamente le tue azioni. Devi valutare le tue azioni. Devi valutare la differenza che c'era come situazione del prima del peccare e dopo il peccare. Fai un piano, agisci e soprattutto ammetti finalmente che hai sbagliato. Avanti ancora, il perdono. Gesù conclude così la storia, Luca 15:22-24. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari di piedi, portate qua il vitello ingrassato, ammazzatela, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Questa serie di predicazioni, vedete su in alto c'è scritto: perdonare come Dio mi perdona. Gesù vuole illustrare con questa parabola che Dio non decide di salire dalla piramide del perdono, ma scende dall'alto, dall'amicizia, da subito, senza ascoltare nemmeno le nostre scuse, ma nel momento che noi torniamo da lui ci scende a perdonarci. Quello è Dio. Io non posso assicurarti che quando vai a chiedere perdono troverai persone che si comportano come Dio. Forse sì. Qualche volta sarai stupito da trovare le persone che hai offeso che non vedevano l'ora di perdonarti. È capitato spesso quando ho chiesto perdono dicendoti: guarda, non dire niente, lascia perdere, tutto quanto è a posto, non mi servono le tue scuse, l'importante è che tu sei venuto perché finalmente possiamo essere di nuovo amici. Mi pesava così tanto il fatto di aver perso la tua amicizia perché ti eri allontanato. Qualche volta troverai delle persone, altre volte sarai rifiutato, altre volte una cosa in mezzo, dipende, ma tu avrai fatto del tuo meglio. Il problema è dell'altro. Ora, è facile il percorso che ha fatto il giovane?
Was it easy to do what the young man did? No, no, no. Perché ha coinvolto tutto quanto quello che era di lui. Ha coinvolto il fatto di ravvedersi, di fare un piano, di agire e di umiliarsi. Quando chiedi perdono non sarà mai facile. Perché dovrai fare le stesse cose, dovrai ravvederti, dovrai fare un piano, dovrai agire e dovrai umiliarti, essere umile di andare a chiedere perdono. Costa fatica, costa fatica, ma ricordati, Dio è molto più interessato al tuo carattere che alla tua comodità. Se avesse voluto venire per farti comodo, semplicemente ti avrebbe portato subito direttamente in paradiso. Subito. Perché quello è un posto comodo. Invece lui è più interessato al tuo carattere, perché le comodità, il mondo comodo, le comodità finiscono con questo mondo, ma il tuo carattere, quello non finisce. Ricordati che il tuo carattere te lo porterai in cielo. Dio è molto più interessato a forgiare il tuo carattere qui su questa terra, affinché tu possa servirlo in maniera perfetta nella vita vera, quella vicino a te. Andiamoci a pregare. Grazie Signore che sei un Dio che perdona, un Dio che scende la piramide e ci dà un perdono completo. Grazie che tu sei interessato al mio carattere piuttosto che alla mia vita. Tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa che è stato detto oggi, prega assieme a me queste cose. Signore, io lo so che tutte le volte che pecco sto pensando a me stesso. Tutte le volte che mi separo da qualcuno, da qualcuna, tutte le volte che mi sono separato da qualcuno, da qualcuna, era per il mio egoismo. E io voglio chiedere perdono. Voglio tornare a valutare realmente le azioni che ho commesso. Voglio ritornare nella tua istruzione, nella tua linea guida, perché il prima è l'abbondanza e quando c'è separazione invece c'è soltanto carestia. Per questo ti chiedo di aiutarmi a fare un piano, di pianificare il perdono verso le persone che ho offeso. Aiutami ad agire. Aiutami ad andare con umiltà, ammettendo la mia colpa, senza trovare scuse. E ti prego per il cuore di quelli cui andrò a chiedere perdono affinché possa trovare grazia presso di loro. Io voglio fare tutto questo nel tuo nome per la crescita del mio carattere, perché voglio venire da te con un carattere che sia quello che tu desideri che io abbia. Per poterti servire in eterno. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome. Amen.